Downsizing, eh? Una brutta parola per un appassionato di motore, questa moda di rimpicciolire, rimpicciolire. Ebbene, oggi per un attimo possiamo dimenticarcene perché lei è la Cupra Formentor VZ5 con il 5 cilindri 2,5 litri dell'Audi RS3 e sono qui in Spagna a Castellolí per provarla in pista. Di solito a questo punto per prassi vi farei vedere gli esterni o qualche caratteristica interessante, estetica, però questa volta non posso non fare una piccolissima eccezione, perché... Senti come suona questo 5 cilindri. Ora va meglio, esterni. Il design nel complesso è rimasto piuttosto fedele alla normale Formentor, di cui trovate tutti i dettagli e la prova approfondita nel perché comprarla di Alessandro. Le modifiche sono comunque tutte funzionali alle prestazioni, fra cui una nuova forma per le prese d'aria e in generale un disegno diverso per tutta la parte inferiore del paraurti, che convoglia meglio i flussi nell'intercooler. Per non parlare della fibra di carbonio negli inserti a sbalzo, che danno quel tocco affilato. La fibra di carbonio che sporge così tanto mi piace molto, ma in verità anche questo fininebbia rotondo mi piace veramente tanto, perché stacca un po'. E poi vabbè, in generale, quanti crossover ci sono con un aspetto così aggressivo? Dai, seriamente, quanti ce ne sono? Anche qui dietro chiaramente fibra di carbonio per l'estrattore che ingloba i doppi scarichi messi in diagonale. E poi, oltre al faro coast to coast, che ormai è una specie di firma luminosa di Cupra, non so se avrete notato che non c'è scritto Formentor da nessuna parte, c'è soltanto la scritta Cupra a caratteri cubitali e poi VZ5, dove tra l'altro VZ sta per veloce, che vuol dire veloce, e beh, 5 direi che lo sappiamo, ecco. Guardate che cerchioni da 20 pollici, ma soprattutto dietro che freni, tra l'altro con un disco da 370 mm e una pinza a 6 pistoncini tutto firmato Akebono. Praticamente questo descrive alla perfezione la sua anima racing della VZ5, che fra l'altro viene ripresa anche all'interno con un dettaglio che adesso non so se riuscirò a farvi vedere subito al volo, ma ha l'indicatore di cambio marcia ottimale. Qui dentro la vera differenza fra una Formentor normale e la VZ5 sono i sedili specifici che hanno il guscio in carbonio. Per il resto, oltre alla luce del cambio marcia di cui vi parlavo poco fa, anche l'interno rimane fedele alla versione standard, che comunque già di suo ha un design dell'abitacolo molto aggressivo e dalla chiara impronta sportiva. Ora però bando alle ciance e scendiamo in pista. Per prima cosa vi ho fatto sentire come suona, quindi ora mi sembra giusto farvi vedere come va. Quindi tornantino, uscita di curva e via! Spettacolo! 390 cavalli e 480 Nm di coppia che si fanno sentire tutti! Ah, 0-100 in 4,2 secondi. 4,2. Ma... Non che la 310 cavalli non andasse già abbastanza, ma questa versione a 5 cilindri ha quel quid in più che le dà un carattere completamente diverso. Nella modalità di guida Cupra, la più adatta alla pista, tutto serve a migliorare il più possibile l'ingresso e l'uscita di curva. Il rollio è davvero poco e in particolare il controllo di trazione interviene solo quando si sfiora il limite. Ma, ed è cruciale, non cerca di rimettere tutto in sicurezza come un qualsiasi controllo trazione, lasciando quel senso di vuoto di potenza. In realtà, mantiene l'auto sempre a contatto con questo limite di tenuta, restituendo un feeling che, alla fine, fa sempre sorridere e sprona chi guida a rimanere concentrati come si deve. Per farla breve, la Formentor di suo è un crossover che si guida come se non lo fosse, e con tutta questa riserva di potenza del 5 cilindri, veramente quasi ci si dimentica di essere su un'auto a ruote alte nelle curve. Diciamo che è più simile a una hatchback che si è messa in punta di piedi. Un'altra cosa che mi piace molto finalmente è il fatto che il cambio diventa, in modalità manuale si intende, diventa che è staccata, diventa
diciamo, che ti ascolta di più. Quindi quando tu metti modalità manuale, se prima tendeva comunque a evitare il fuorigiri in ogni caso, qui invece ti permette di allungare un po' la marcia, e quindi se serve un leggero fuorigiri magari in uscita di curva o magari perché c'è una curva in arrivo e quindi non serve cambiare marcia, lei te lo fa fare. Chiaro che dopo un po' comunque ti corregge, quindi ti cambia marcia dopo un fuorigiri troppo lungo, però comunque ti permette di avere un controllo migliore, e questo si sente sia nella guida in pista sia soprattutto quando si prova ad andare di traverso. E a proposito di traversi, sulla VZ5 c'è la modalità Drift, che distribuisce la coppia al 50-50 fra avantreno e retrotreno, permettendo quindi derapate di potenza tipiche da trazione integrale, quelle che fanno traslare la macchina, diciamo così, più che ruotare sul suo asse verticale, e dunque dove serve meno controsterzo e molto più gas. Anche qui comunque la macchina è in costante ricerca di aderenza, pure con i controlli spenti. A me ad esempio piace molto andare di traverso con le trazioni posteriori, e non sarò un campione, ma qualche sovrasterzo riesco a innescarlo e gestirlo, e la prima con la Formentor mi è costato un testacoda. Basta però prenderci la mano e il gioco è fatto. Per parlare di difetti, al di là di quel che vi abbiamo già detto nella prova del perché comprarla del 310 cavalli che trovate nella scheda qui in alto, penso che ancor più delle altre questa particolare Formentor da 390 cavalli avrebbe meritato dei paddle al volante un po' più grandi. Questa 5 cilindri è ufficialmente la massima espressione della Formentor con motore a combustione, nel senso che in teoria non ci sarà una Formentor a benzina più potente di questa in futuro. Se vi interessa, il prezzo non è ancora stato ufficializzato ad oggi, ma gli esemplari prodotti saranno solo 7.000. Dunque, il 5 cilindri che per la prima volta lascia la serie di Ingolstadt ha un suo gran bel perché sulla Cupra Formentor, anche perché comunque Cupra si è dichiarata subito come marchio che punta al piacere di guida, alla sportività e al sapersi distinguere. E voi che ne pensate? Vi piace questa Formentor con un trapianto di cuore a 5 cilindri? Fatemelo sapere nei commenti e ricordate di iscrivervi al nostro canale YouTube.